Mia moglie sulla terrazza ha moltissime piante che tratta di solito meglio di suo marito. Sta facendo della filosofia delle piante? No, si sta comportando in modo razionale nella misura in cui la filosofia ha a che fare con i principi della nostra ragione, si comporta anche in modo filosofico. Nel migliore dei mondi possibili, qual è il miglior rapporto con la natura? Il nostro rapporto con la natura deve sempre essere molto rispettoso di questa, diciamo, autonomia anche della natura di cui noi facciamo parte, ma che non, di cui non disponiamo. Come d'altra parte non disponiamo neanche del nostro esserci, no? Ci ammaliamo, ci trasformiamo, invecchiamo, tutte cose che magari non ci fanno alcun piacere, no? Ecco. E quindi noi stessi appunto siamo imprevedibili, esattamente come la natura. Perciò bisogna moltiplicare l'attenzione, perché proprio questo dovrebbe portarci a una maggiore attenzione nei confronti appunto della natura. Qual è la strategia europea sulla questione clima? Arrivare alla neutralità climatica nel 2050 e ridurre le emissioni nette al 2030 del 55%. Quindi questa è la strada per cercare di in qualche modo invertire la rotta rispetto a quello che osserviamo tutti i giorni in termini di riscaldamento globale del nostro pianeta. Lei di dov'è? Io sono di Pescara, lavoro qui all'università. Allora la domanda è pertinente. L'Abruzzo come è messo da questo punto di vista? L'Abruzzo è nel cuore del Mediterraneo, quindi nel cuore di quello che viene chiamato un hotspot climatico, quindi in questa zona qui, come in tutto il Mediterraneo, noi osserviamo dei riscaldamenti in termini netti molto più alti della media globale, quindi l'Abruzzo è molto a rischio. E c'è pure il fatto che le piante... Recenti scoperte, studi scientifici hanno mostrato come le piante siano dotate di una forma di quasi soggettività. La trasformazione della vegetale semplicemente a oggetto in qualche modo non è più sostenibile. Quindi fa bene mia moglie a parlare con le piante in terrazza? Allora, molti studi dicono essenzialmente che la presenza delle piante all'interno dei luoghi di lavoro, dei luoghi di studio, dei luoghi anche come diciamo della salute, come gli ospedali, facilitano l'apprendimento, facilitano diciamo il recupero anche della salute. Questo rispetto della natura coincide col concetto che noi abbiamo in genere di sostenibilità? Sì, sostenibilità, cioè nel senso che noi dobbiamo riconoscere che il nostro rapporto con la natura interna e con la natura esterna è precario, è fragile, no? Molto fragile.